benvenuti all'Urban Center, che è lo spazio istituzionale del Comune di Milano, dove viene presentata questa eccezionale mostra mai realizzata prima d'ora in Italia, che prevede l'esposizione di ben 18 modellini di stadi tra i più belli del mondo. Gli stadi sono tra gli stadi più belli del mondo e gli stadi più belli del mondo sono in Europa. Abbiamo scelto stadi che sono dal punto di vista emozionale stadi eccezionali. Abbiamo scelto il Santiago Bernabéu per dire che, come San Siro, anche San Siro sono i due stadi, diciamo, storici, sono i due stadi che peraltro sono stati realizzati in legno, quindi anche dal punto di vista tecnico i modellini sono tra i primi. E poi abbiamo portato qui gli stadi tra quelli che hanno trasformato le città, come quello della periferia di Parigi, piuttosto che il Wembley, il nuovo Wembley che sta a Londra, o stadi di grandi architetti. Herzog de Meuron sono tra i primi che hanno dato questo grande segnale alla città, come Foster, ad esempio, il nuovo Nou Camp di Barcellona. Quindi sono stadi eccezionali che danno emozioni a chi li utilizza, danno un segnale, un landmark importante per le città. Sì, questa mostra deve essere il pretesto anche per parlare di temi importanti, qual è il futuro degli stadi in Italia. Il nostro Parlamento sta già affrontando un disegno di legge per cercare di modificare le regole che oggi hanno condizionato purtroppo la crescita degli stadi e l'attività al loro interno. Il nostro obiettivo è quello di fare in modo che Milano sia pioniera da questo punto di vista e ponga questo come problema importante da risolvere. Torino ha già fatto un passo in avanti, però ha utilizzato un escamotage, perché la Juventus non diventerà di fatto proprietaria dello stadio, ma avrà uno strumento giuridico diverso, che è il diritto di superficie. Milano negli anni passati ha cercato di vendere attraverso questo strumento lo stadio a Milano e Inter, purtroppo però questo non è stato fatto. Se noi vogliamo avere degli stadi competitivi con il resto dell'Europa e con il resto del mondo, questa legge deve essere approvata nel più breve tempo possibile. Milano, attraverso questa mostra, vuole fare ovviamente l'inizio di questa battaglia ed essere pioniera in questa sfida. Ci aspettiamo un grande impatto su questa mostra, un grande numero di visitatori, ci aspettiamo 80.000 visitatori, tanti quanti sono quelli che può contenere lo stadio di San Siro.